Operazione anticamorra dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, eseguite 20 ordinanze di custodia cautelare in 5 regioni. A Nola gli alberi a rischio crollo sono da abbattere, lo ha disposto il comune sulla relazione dei tecnici agrari dell'università. Via Ripuari a Pompei scatta la verifica statica sul ponte Izzo. Ad Angri continua la polemica tra gli esponenti di Fratelli d'Italia e Forza Italia, intanto ieri sera onorate le foibe. Questi i nostri titoli, adesso la pubblicità. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Ben trovati dalla nostra redazione. All'alba di oggi i carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare a carico di persone residenti in 5 regioni. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere, tentato omicidio, incendio doloso, usura, estorsione e droga. Il servizio. 20 ordinanze di custodia cautelare eseguite in 5 regioni sono stati i carabinieri del comando provinciale di Caserta, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, a notificare i provvedimenti a persone residenti nella provincia di Caserta, Napoli, Avellino, Frosinone, Alessandria, Perugia e Pordenone. I reati ipotizzati sono di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentativo di omicidio, incendio doloso, porto abusivo di armi, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Fra gli episodi anche due effettuati contro due sottufficiali dei carabinieri. Le misure sono state adottate al termine di un'inchiesta sulle attività svolte dal clan Bifone di Portico e Petruolo di Macerata in Campania per conto del clan Belforte di Marcianese. Fra gli episodi contestati, due hanno interessato sottufficiali dei carabinieri quando i militari erano in servizio nella sezione di polizia giudiziaria della Procura di Santa Maria Capua Vetere e presso la stazione dell'arma di Portico di Caserta. Ad uno dei due carabinieri fu messa a soqquadro la casa e bruciate le divise di ordinanza, mentre all'altro sottufficiale fu incendiata l'automobile all'interno del suo garage. Sei medici sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Elena Trepiccione, avvenuta nella primavera del 2012 dopo 48 giorni di agonia nella clinica Santa Maria della Salute di Santa Maria Capua Vetere. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Nicoletta Campanaro, che ha accolto le richieste del PM Giacomo Urbano. La donna, che aveva 69 anni, fu sottoposta a due interventi chirurgici. E proponeva in affitto case da sogno di cui non era proprietario in rinomate località sciistiche a prezzi stracciati su un sito online, ma intascata la caparra tramite versamenti sulla carta prepagata spariva nel nulla. Con questo sistema un napoletano di 51 anni, pluripregiudicato, ha messo a segno numerose truffe in varie regioni italiane. A scoprirlo e denunciarlo i carabinieri di Ariano Irpino, a cui si è rivolto un giovane e a cui l'uomo aveva affittato sulla carta una casa a Roccaraso. Dovranno essere abbattuti 25 alberi giudicati a rischio crollo dal Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli. Il taglio interesserà anche il cipresso Montezuma. La memoria storica degli alberi per il comune sarà conservata con sculture artistiche. Gianni Amodeo. Autorevole conferma per le risultanze delle indagini e del monitoraggio che il dottore forestale Giuseppe Cardiello il 14 settembre scorso delineò sulle criticità di 25 alberi colpiti dalla tromba d'aria del 16 giugno e costitutivi del fulcro del patrimonio naturalistico della villa comunale della città bruniana. Conferma espressa dagli esiti delle perizie e delle verifiche dirette sviluppate dal professore Antonio Saracino, titolare della cattedra di dendrometria e di assestamento forestale al Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II, in stretta collaborazione con il dottore forestale Francesco Cona.
I 25 alberi, questo è il drastico verdetto di conferma, devono essere sottoposti ad interventi di abbattimento controllato, interventi per i quali non sussistono ipotesi di alternative praticabili, sia perché gli alberi presentano condizioni di criticità tali che li espongono al rischio di crolli improvvisi, con potenziali pericoli e danni per la sicurezza urbana in generale e per gli edifici limitrofi alla villa, sia perché presentano situazioni patologiche ritenute irreversibili. Per l'albero di maggiore pregio estetico, il Montezuma, l'abbattimento sarebbe evitabile realizzando il consolidamento statico dell'area su cui insiste, pari a circa 150 metri quadrati. L'intervento di consolidamento a terra richiederebbe almeno 4 cavi di acciaio ancorati al suolo con plinti, tenendo presente però che gli ancoraggi e i plinti potrebbero coinvolgere altri alberi e le infrastrutture esistenti. Una soluzione tecnica ma di efficacia provvisoria, che non arresterebbe il naturale decadimento patologico del pregiato e monumentale albero, senza dire che l'area, una volta consolidata, resterebbe preclusa al pubblico. Situazione dunque senza ritorno, rispetto alla quale l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Geremia Biancardi, ha posto in atto tutti i percorsi praticabili per l'operazione di salvataggio degli alberi, per i quali si dovrà invece procedere all'abbattimento. Ed ora l'obiettivo è puntato sulla rigenerazione del patrimonio arboreo della villa comunale, fatta realizzare all'inizio del Novecento dal sindaco Tommaso Vitale nell'area dell'Arce della città. La rigenerazione, su consiglio di Saracino e Cona, sarà compiuta con la messa a dimora di lecci che rappresentano la continuità storica della composizione originaria della villa, frassini, platani e cipressi. La memoria del Montezuma, splendido nel portamento, sarà affidata a sculture lignee che saranno incise sulla porzione inferiore del fusto. E per la conservazione della memoria genetica del Montezuma si punterà alla riproduzione dell'albero con il sistema del taleaggio, una proposta di Legambiente fatta propria dall'assessore all'ambiente Luciano Parisi. Il cadavere di un uomo privo di documenti è stato recuperato nelle acque del porto di Napoli, in zona Calata Marinella. Secondo gli investigatori sarebbe rimasto in acqua per alcuni giorni. Si tratterebbe di un uomo di una quarantina d'anni, di carnagione chiara, con la barba. Sul viso evidenti segni di tumefazione, la cui origine potrebbe essere ricondotta ad atti di violenza, anche se in proposito sarà necessario attendere l'esame del medico legale. E 4 donne minacciano di rapire la figlia di 7 anni di una coppia insolvente per costringerla a restituire la rata di un prestito. È successo a Villa Ricca, in provincia di Napoli. Le 4 sono state arrestate dai carabinieri di Giugliano con l'accusa di tentata estorsione e minacce. Tutto è successo alla casa della coppia, quando i due hanno detto di non essere in possesso del denaro, una rata di 400 euro su un prestito di 5.100 euro, ed è scattata così la minaccia di rapimento. Incontro in prefettura per l'analisi statica di Ponte Izzo lungo via Ripuari a Pompei. Tecnici dell'ANAS e di Autostrade Meridionali effettueranno i test statici dalle 23 di domani sera. L'esito stabilirà quando sarà riaperta via Ripuari. Vediamo. Continua il blocco della circolazione in via Ripuari a Pompei. Dopo l'ordinanza di chiusura adottato dal sindaco Uliano, adesso i tecnici dell'ANAS e di Autostrade Meridionali provvederanno ad eseguire prove tecniche di staticità di Ponte Izzo, il cavalcavia che scavalca zone di competenza di Autostrade Meridionali. Una decisione obbligata, adottata con un provvedimento di urgenza effettuato su indicazione della Prefettura e dei Vigili del Fuoco. Questa mattina il sindaco Nando Uliano e il segretario comunale si sono recati a Palazzo di Governo a Napoli, dove si è svolto un incontro con i tecnici dell'ANAS e di Autostrade Meridionali. È stato deciso che dalle 23 di domani sera fino alle 5 di venerdì mattina sarà interrotto il transito di veicoli in entrambe le direzioni per permettere ai tecnici di effettuare gli accertamenti statici su Ponte Izzo. Una verifica necessaria per definire i tempi certi per la riapertura di via Ripuaria, la cui chiusura ha generato disagi a residenti e commercianti. Sabato scorso il primo cittadino pompeano aveva incontrato gli operatori commerciali penalizzati dallo stato di emergenza, i quali hanno mostrato senso di responsabilità e comprensione,
chiedendo tempi certi sulla riapertura della strada. Due persone sono state arrestate dalla polizia di Salerno nei pressi dello stadio Arechi. Gli agenti hanno individuato la vittima del reato, un uomo salernitano di 41 anni, il quale aveva dichiarato ai poliziotti che mentre sostava in zona a bordo di un'autovettura aveva subito una rapina ad opera di una coppia di malfattori, un uomo ed una donna. L'uomo ha dichiarato agli agenti che i due rapinatori, subito dopo aver commesso il reato, erano fuggiti Salerno a bordo di un'autovettura Fiat Multipla, fornendo la descrizione dei loro tratti somatici e dell'abbigliamento indossato. Immediatamente sono scattate le ricerche dei due rapinatori, che sono stati intercettati e fermati in via Generale Clark. Sono stati arrestati per rapina a mano armata e condotti presso il carcere di Salerno. E si è sfiorata la tragedia in via delle Fontane ad Angri. Verso le 6.40 di questa mattina si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Il tremendo impatto ha interessato una Lancia Y ed una Panda, coinvolgendo i conducenti dei veicoli. Per l'uomo alla guida della Lancia Y è stato necessario il ricovero presso l'ospedale di Nocera Inferiore. Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 gli hanno riscontrato un forte trauma cranico con ferita lacero contusa alla testa, una forte contusione alla spalla e al ginocchio destro. Lunghe code hanno interessato l'area di transito con due auto dei carabinieri del gruppo di Nocera Inferiore che hanno gestito l'emergenza fino alla rimozione dei veicoli. E restiamo ad Angri, dove continua la polemica a distanza tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, una situazione che evidenzia la frattura profonda esistente nel centrodestra cittadino. La coordinatrice del partito della Meloni risponde al consigliere forzista D'Antuono. Continua il botta e risposta a distanza tra Francesco D'Antuono di Forza Italia e i referenti cittadini di Fratelli d'Italia. Critiche incrociate che evidenziano la frattura esistente tra le varie anime del centrodestra cittadino, diviso in più rivoli. Da Fratelli d'Italia l'appunto nei confronti di D'Antuono, già espresso in una nota stampa, dove si puntualizzava che mai fosse stata sostenuta la compagine del sindaco uscente. La rappresentante cittadina Maria Daniello ha difeso il ruolo di opposizione esercitato in Consiglio per una coerenza politica nel rispetto degli elettori. A Forza Italia viene chiesto di fare chiarezza attraverso un'analisi interna e con i propri elettori e successivamente con gli alleati di centrodestra. Per noi la verità è quella che abbiamo già spiegato in un comunicato stampa. Abbiamo fatto dei tavoli di concertazione sia con Forza Italia che con altre forze politiche e gruppi civici da novembre ad oggi, a pochi giorni fa, nel quale abbiamo chiesto sempre a tutti i nostri interlocutori di portare sul tavolo dei nomi di candidati a sindaco. Naturalmente non c'è mai stato proposto da Forza Italia un nome di un candidato sindaco, quindi non capisco questa forzatura delle primarie che ci propone Francesco D'Antuono. Le primarie si fanno quando ci sono due, tre candidati sindaci. Ad oggi noi non sappiamo chi è il candidato sindaco di Forza Italia. Dall'altro lato si dice, si pensa anche ad un possibile accordo con parte della maggioranza di Mauri. Mi auguro che non sia così, in quanto sicuramente nella maggioranza di Mauri ci sono persone autorevoli, persone per bene e quant'altro, ma non risulta ad oggi che nessuno di loro si sia dimesso da questa amministrazione, quindi non capisco se il sindaco Mauri si candiderà a questa tornata elettorale, non capisco perché Francesco D'Antuono potrebbe sostenere un altro candidato che non sia lo stesso Mauri. Intanto nella serata di ieri si è svolta la manifestazione in ricordo delle foibe, un 10 febbraio vissuto in raccoglimento e profonda riflessione sul dramma vissuto dagli italiani di Dalmazia, Istria e Fiume. Sì, noi siamo qui in rappresentanza Gioventù Nazionale Angri, ma non solo per ricordare qualcosa che per tanti anni si è fatto finta della non esistenza. Troppi anni che si è negato questo eccidio e lo ricordiamo che negli anni nemmeno sui libri di storia né tantomeno addirittura si negava. Questo mi sembra una cosa non doverosa e per questo noi siamo qui questa sera a ricordare le foibe. Appunto. MSC Crociere, l'official cruiser carrier di Expo 2015, la compagnia di crociere sceglie di farsi portavoce nel mondo dei valori di Expo, il cui logo comparirà sulla fiancata di MSC Fantasia, una delle ammiraglie che navigherà nel Mediterraneo per tutto il 2015.
MSC Crociere, che ha avuto una crescita dell'800% dal 2004 al 2014, lo scorso anno sulle sue 12 navi ha trasportato quasi 1,7 milioni di viaggiatori, ha uffici in 45 paesi e 16.300 dipendenti in tutto il mondo. E intanto no alle bombolette spray, all'imbrettamento delle strade con uova, farina o altre sostanze. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, in vista del carnevale, ha firmato un'ordinanza che vieta fino al 22 febbraio comportamenti tali da turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo. Per i trasgressori sanzioni da 200 a 400 euro. In particolare per le bombolette che emettono sostanze imbrattanti o urticanti è previsto il divieto di uso, di acquisto e di vendita. Bene, con questa notizia è tutto. La nostra informazione finisce qui. Grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori a 649 euro e parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A, ad euro 1890. Vetrina a 1590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1090 euro. Camera contemporanea a 3490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.